Gli asili nido del comune di Teramo, chiusi a causa del troppo caldo e per la mancanza di sistemi di raffrescamento, riapriranno lunedì 22 luglio, dopo una serie di verifiche tecniche e interventi mirati al miglioramento del microclima degli ambienti destinati ad ospitare i bambini, le insegnanti e il personale di supporto. Questi interventi, effettuati anche negli ultimi giorni, si concluderanno in alcuni casi nella stessa giornata di lunedì. Sì, in questi giorni di chiusura, 3 giorni di chiusura, per cui non posso che ribadire le scuse per il disagio che comunque inevitabilmente si è determinato per le famiglie, i genitori e ovviamente anche per tutti gli educatori e tutti gli operatori. Abbiamo chiuso questa fase in cui abbiamo potenziato le verifiche cercando di ottimizzare anche sul piano dell'utilizzo la gestione e la situazione interna in nidi. È chiaro che la ragione della chiusura della scorsa settimana è stata dettata dalle temperature decisamente anomale. Non è un problema che riguarda solo Teramo, è un tema di carattere generale legato sia al cambiamento climatico ma anche alla necessità di adeguare le strutture pubbliche che sono in larghissima parte, non solo a Teramo, ancora da efficientare sotto l'aspetto energetico. L'unica struttura che non riaprirà è l'asilo nido, la casetta sul fiume. Le valutazioni tecniche hanno sconsigliato la riapertura di questo plesso, pertanto i bambini che lo frequentano saranno ospitati presso altre 2 strutture comunali, il nido Coccinella e quello di Colleatterrato. I sindacati nei giorni scorsi avevano attaccato il comune per non essere intervenuti in anticipo per risolvere il problema facilmente prevedibile. È necessario effettivamente ed oggettivamente un intervento più strutturale che, ripeto, non riguarda solo Teramo, ma questo non è un alibi, deve portare invece l'amministrazione nel percorso che stiamo portando avanti, ma c'è già l'indirizzo ovviamente all'ufficio tecnico affinché ci possa essere l'efficientamento delle strutture, non solo dei nidi, perché parliamo anche delle scuole, parliamo anche di tutti gli edifici pubblici e strategici, perché anche su questo occorre fare una riflessione, appunto un piano di investimenti che partirà da subito.